Partanna, due donne mazzaresi arrestate prendevano di mira anziane per derubarle. Mazzara alla CGIL proclama lo stato di agitazione dei dipendenti della Belice Ambiente. Mazzara oggi pomeriggio seduta di Consiglio Comunale dedicata alla Tari 2014. Mazzara accolta sabato da tantissimi fedeli la statua della Madonna di Fatima. Calcio, il Mazzara pareggia San Giovanni, prima vittoria stagionale per il Marsala. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Val. Apriamo la settimana parlando di cronaca, due arresti e tre denunce, il bilancio di alcuni controlli eseguiti a Partanna dai carabinieri, tutti particolari nel servizio. Due arresti e tre denunce, questo è il bilancio di alcuni controlli eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. A finire a manette sono state due donne mazzaresi, ZF ed FF, le iniziali dedite agli scippi. Le due agivano nei confronti di anziane in difesa, le quali cercavano di rubare collane e oggetti preziosi. Le due donne si avvalevano della complicità di un uomo che le attendeva in auto pronto per la fuga. Un'anziana di Partanna, in particolare insospettita dall'atteggiamento delle due donne, è riuscita a fuggire e a chiudersi in casa prima che potessero aggredirla. Un'altra anziana partannese è stata invece salvata dall'intervento di una vicina di casa che si era accorta che le due mazzaresi stavano cercando di strapparle con forza la collana dal collo. Le urla delle vittime hanno attirato anche l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che si trovava a passare nelle vicinanze. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare le due donne e il loro complice. Per le mazzaresi è scattato l'arresto, mentre per il complice la denuncia è piede libero. Il GIP del Tribunale di Sciacca, nel corso della successiva udienza di convalida, ha sottoposto ZF agli arresti domiciliari. FF è stata invece sottoposta all'obbligo di dimora, che le vieta di allontanarsi da Mazzara del Vallo. Sempre a Partanna, nel corso di alcuni servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai caseggiati rurali che di recente sono stati oggetto di furto, sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari. I militari dell'arma hanno rinvenuto mobili, attrezzi vari e una piscina. Due partannesi sono stati denunciati alla procura di Sciacca per furto aggravato. La refurtiva, dal valore di alcune centinaia di euro, è stata subito restituita ai legittimi proprietari. Continuano le ricerche dei fratelli mazzaresi Pietro e Daniele Di Marco, dispersi dalla settimana scorsa a seguito del naufragio del piccolo natante Tre Fratelli avvenuto al largo delle coste di Petrosino. Le ricerche, hanno fatto sapere stamattina dalla capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo, sono continuate ininterrottamente anche per tutto il weekend con i mezzi della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. Ricerche che purtroppo fino a questo momento non hanno dato alcun esito positivo. Un incendio si è verificato sabato pomeriggio in contrada Quarara a Mazzara del Vallo a prendere fuoco. Per cause accidentali sono stati alcuni tubi in polietilene che si trovavano in zona. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del locale distaccamento intervenuti sul posto. In agitazione i dipendenti della Belice Ambiente che, come vi abbiamo mostrato la settimana scorsa, hanno iniziato a protestare per i mezzi sporchi che vengono utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Sabato scorso è arrivata una nota della funzione pubblica della CGIL con la quale è stato ufficializzato lo stato di agitazione degli stessi dipendenti. Sentiamo. Dopo le proteste di venerdì scorso, con il conseguente rallentamento della raccolta dei rifiuti, ora è diventato ufficiale lo stato di agitazione dei lavoratori della Belice Ambiente in servizio a Mazzara del Vallo. A proclamare la protesta è stata sabato scorso la funzione pubblica della CGIL, che in una nota ha denunciato quanto lamentato il giorno prima dai lavoratori della società in liquidazione, ovvero la carenza di igiene e di sicurezza nei mezzi in dotazione agli stessi lavoratori. Una situazione che il sindacato ha definito gravissima e per la quale è stato chiesto un intervento risolutore urgente da parte degli organi competenti. Ad aggravare ulteriormente la situazione, ha evidenziato la CGIL, anche il fatto che i lavoratori della Belice Ambiente attendono il pagamento delle due ultime mensilità degli stipendi di luglio, agosto e settembre 2013, della 13ª e della 14ª mensilità dello stesso anno, nonché del TFR che in questo caso non viene versato addirittura dal 2008.
le difficoltà economiche della società, ha evidenziato da parte sua il segretario provinciale della funzione pubblica della CGIL, Vincenzo Milazzo, sembrano essere molto serie, ma questo non può determinare il venir meno delle condizioni di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, che vanno comunque rispettate e di cui chiediamo l'immediato ripristino. Non è escluso, ovviamente, che ulteriori conseguenze si verificano sulla raccolta dei rifiuti nella città di Mazara, dove già venerdì scorso i cassonetti dell'immondizia erano pieni di spazzatura. Andiamo avanti con le notizie del TG Vallo, novità organizzative al comune di Marsala. Il commissario straordinario Giovanni Bologna ha infatti deciso alcune modifiche all'assetto dell'ente locale. In particolare, come si legge in una nota, è stato assegnato l'ufficio di gestione contabile del personale al settore affari generali e risorse umane. Sempre a quest'ultimo settore, inoltre, sono state trasferite le competenze gestionali prima assegnate all'ufficio di gabinetto del sindaco, mentre le competenze relative ai centri culturali passano al settore attività produttive e sviluppo economico. Infine, sono state assegnate al settore grandi opere le competenze relative all'ufficio di coordinamento per l'accesso ai fondi strutturali. Il commissario ha anche istituito 3 nuove posizioni organizzative. E parliamo adesso di rifiuti, è arrivata la proroga per i 27 ATO siciliani. Sentiamo. Dopo le voci circolate nei giorni scorsi, adesso è arrivata l'ufficialità. I 27 ATO rifiuti della Sicilia non chiuderanno i battenti domani, come previsto nell'ambito della riforma del settore approvata dall'ARS, ma continueranno a restare operativi fino a quando i comuni saranno pronti per tornare a gestire direttamente il servizio. Lo ha deciso il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, che ha disposto con una ordinanza la proroga dei commissari che attualmente gestiscono gli ambiti territoriali ottimali. Un'ulteriore fase che dovrebbe comunque concludersi entro il 15 gennaio 2015. Se per tale data infatti gli enti locali non avranno portato a termine il procedimento per il passaggio dal vecchio al nuovo corso della gestione dei rifiuti in Sicilia, la Regione invierà propri commissari ad acta che sostituiranno i sindaci inadempienti. Sulla decisione di prorogare i commissari, Crocetta ha affermato che tutto ciò delude una catastrofe prossima avventura annunciata da qualcuno che scarica sistematicamente sul governo regionale inadempimenti che sono a carico di altri enti. Il riferimento ai primi cittadini dei 390 comuni dell'isola, secondo il governatore, i veri responsabili dei ritardi accumulati finora nell'attuazione della riforma del settore dei rifiuti. Dunque, in provincia di Trapani resterà ancora operativa la Belice Ambiente per quanto riguarda l'ATO Trapani 2, mentre per quanto riguarda l'ATO Trapani 1 continuerà a restare operativa la Terra dei Fenici. Torna a riunirsi questo pomeriggio il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. L'aula è convocata alle 16 per parlare di TARI, cioè la nuova tassa sui rifiuti che prende il posto in pratica della vecchia TARI. È una seduta urgente durante la quale i 30 consiglieri comunali mazzaresi saranno chiamati ad esaminare ed eventualmente approvare il piano economico-finanziario previsionale relativo alla TARI per il 2014 e le relative tariffe. Come dire, insomma, tra qualche giorno i cittadini mazzaresi sapranno quanto dovranno pagare al Comune per il servizio di raccolta dei rifiuti. Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri ha presentato alle autorità competenti una segnalazione circa la presenza di presunti scarichi in mare di reflui civili non depurati all'interno e all'esterno del porticciolo turistico e presso l'arenile di Cala Marinella a Castellammare del Golfo, dove non ci sarebbe tra l'altro l'esposizione di alcun divieto di balneazione. La segnalazione è stata inviata tra gli altri all'ARPA. Sono state fornite anche documentazione fotografica e video a testimonianza del presunto inquinamento. La segnalazione è stata firmata anche da associazioni, cittadini e alcuni consiglieri comunali. Il Comune di Trapani rende noto che a causa di indifferibili e urgenti lavori da effettuarsi nella condotta adduttrice di Bresciana in località Ospedaletto, l'erogazione idrica dell'acquedotto Bresciana verrà interrotta a partire da oggi e fino al termine dei lavori previsti per il 1 ottobre. Disagi per la mancata fornitura d'acqua si verificheranno dunque a Trapani, nella frazione di Xitta, al comando dei Vigili del Fuoco, al centro di accoglienza di Contrada Milo e all'impianto di riciclaggio.
E torniamo ancora a Mazara del Vallo, dove fioriscono dubbi e interrogativi su problematiche e argomenti che con il passare del tempo assurgono al rango di veri e propri misteri. Sentiamo. Ovviamente non tutti i misteri possono in un qualche modo trovare una spiegazione che serva quantomeno a soddisfare, anche se in parte, una normale curiosità civica. E del resto si potrebbe aggiungere ci sono misteri e misteri, alcuni per così dire davvero impenetrabili e difficili da scalfire ed altri invece sui quali è possibile comunque tentare un qualche approccio con possibilità di capirne qualche cosa. A Mazara del Vallo poi in particolare il capitolo dei tanti misteri che sollecitano l'intelletto si arricchisce ogni giorno sempre di più. E non è un caso che più passano i mesi, più si allarga a vista d'occhio il panorama della pubblica curiosità, soprattutto nel campo della politica cittadina, all'interno della quale non è sicuramente facile potersi districare. E così ci si sbizzarrisce ad esempio sul depuratore comunale che sin dal giorno della sua entrata in funzione avrebbe provocato tanta puzza e di conseguenza tanti dubbi ed interrogativi. Un mistero, quello del depuratore comunale, sul quale sono fioccati e continuano a fioccare spiegazioni e ragionamenti di varia natura, ma che sino ad oggi non sono purtroppo serviti del tutto a svelare l'arcano. E se il mistero del depuratore comunale rimane a buon diritto tra i crucci maggiori della pubblica opinione, tant'è che sulla questione ormai abbondano gli esposti denuncia da parte dei cittadini e comitati, non sono da meno certi altri misteri legati ad esempio a certi aspetti della cosiddetta vita pubblica amministrativa, come quella ad esempio dell'ultima ora legata alle dimissioni del neodirigente del settore finanziario, dottor Angeleri, approdato al comune mazzarese da qualche settimana appena, ed ora congedatosi improvvisamente dall'incarico e quindi dal contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione comunale del sindaco Nicola Cristaldi. Ed anche in questo caso è tutto un fiorire di interrogativi su ciò che in effetti, almeno in queste ore, non può non apparire come un mistero. Uno dei tanti, si dirà, che albergano in riva al Mazzaro, ma che purtuttavia ha meritato in queste ore la prima posizione nell'elenco alquanto nutrito dei misteri mazzaresi. Così come non può non ritenersi un mistero tutta la questione legata alla Berice Ambiente ed a quel piano economico-finanziario che stasera intanto approda all'esame del Consiglio Comunale. Un mistero stavolta sui numeri, in particolare sui costi di un servizio che per quanto riguarda la città di Mazara del Vallo approda quest'anno alla mastodontica cifra di circa 8 milioni di euro, con l'aumento rispetto all'anno passato di circa 400-500 mila euro e con il probabile aumento della tariffa che i cittadini mazzaresi saranno chiamati a pagare, mentre, ma questa volendo è cronaca vera, i lavoratori dei loro sindacati denunciano condizioni poco agibili in tema di igiene per quanto riguarda la pulizia dei cassonetti. E si potrebbe ancora continuare a lungo su questa scia in tema, ad esempio, di salute del fiume Mazzaro e di interventi annunciati in abbondanza e sinora mai portati a concretezza. O ad esempio in tema di scarica a mare, sulla cui totale eliminazione già da tempo si è proclamato, ma che a ben guardare sembra non sia proprio così. Ed allora si impittiscono i misteri e di conseguenza si impittiscono anche gli interrogativi, moltissimi dei quali però tali sono rimasti e continuano a rimanere nonostante certe cervellotiche giustificazioni che in un certo qual modo tentano di mitigare il flusso crescente della curiosità cittadina. Insomma, la città di Mazara del Vallo non si lascia davvero mancare nulla. E se qualcuno avrà immaginato che sul tema dei misteri saremmo chissà stati relegati ad un modestissimo secondo posto, beh, si è evidentemente sbagliato, perché anche in questo caso la palma della prima della classe è tutta mazzarese. Si terrà a Mazara del Vallo la seconda convention dei medici appartenenti al gruppo italiano di cardiologia riabilitativa e di prevenzione. L'appuntamento è per venerdì e sabato prossimi all'interno dell'aula consiliare 31 marzo 1946. In particolare i medici del gruppo Sud si confronteranno sul tema, la ricerca scientifica in cardiologia riabilitativa. Ad aprire i lavori alle 9 saranno i dottori Michele Gabriele e Cesare Greco, promotori del convegno. Ci sarà anche una delegazione del Marocco alla edizione 2014 di Blue Silendi, l'Expo dei distretti agroalimentari che si terrà tra le province di Palermo e Trapani dal 9 al 12 ottobre. A confermarlo è stato l'ambasciatore marocchino in Italia Hassan Abouyoub nel corso di un incontro romano con il presidente del distretto produttivo della pesca COSVAP di Mazara, Giovanni Tumbiolo. Il diplomatico marocchino, si legge in una nota, ha espresso apprezzamenti in merito all'attività di internazionalizzazione
valorizzazione intrapresa negli ultimi anni dal distretto siciliano nei campi della ricerca e dell'innovazione. È arrivata sabato pomeriggio al piazzale Giovan Battista Quinci di Mazara del Vallo la statua della Madonna di Fatima, accompagnata da alcuni componenti dell'Apostolato Mondiale di Fatima. Ad accogliere la statua numerosi fedeli, la statua è stata poi accompagnata in processione fino alla chiesa di Cristo Re, dove vi resterà fino a domenica prossima. Ma ascoltiamo al nostro microfono il parroco della chiesa, Don Giacinto Leoni. Momento di festa per la parrocchia Cristo Re, per tutta la città di Mazara, l'arrivo della statua della Madonna di Fatima. Sì, è un grande evento, la Madonna ci porta ovviamente speranza, perché in questo mondo in cui non c'è più speranza nel credere che c'è sempre una possibilità, no? In tutto, bisogna sempre imparare a usare, non fermarsi, non paralizzarsi, perché la paralisi deriva da una grande paura, e Maria ci insegna proprio a credere nell'abbandono di Dio, questo ci insegna Maria, e vogliamo chiedere a lei proprio questa grazia, la capacità di abbandonarci alla sua volontà, come direbbe Dante, no? La nostra pace consiste nel fare la volontà di Dio, noi questo vogliamo da lei, chiedere a lei come aiutarci a fare la volontà del suo figlio, no? La Madonna resterà fino tutta la settimana a Mazara. La Madonna resterà fino a domenica 5 di ottobre. In parrocchia ci saranno tanti eventi, due messe, una al mattino, una pomeriggio, giornate tipiche per le famiglie, per gli anziani, per i giovani, per i bambini e per la comunità tutta. Ecco, questo vogliamo fare, e vivere con Maria la nostra fede. La Conferenza Episcopale Italiana ha proposto un momento pubblico di preghiera e riflessione sulla famiglia, che si terrà sabato prossimo in Piazza San Pietro a Roma con Papa Francesco dalle 18.30 alle 19.30. L'iniziativa è stata chiamata Accendi una luce in famiglia. Alla preghiera contemporaneamente si uniranno comunità, gruppi, famiglie sparse su tutto il territorio. L'Azione Cattolica Diocesana di Trapani ha aderito all'iniziativa e propone due momenti. Per la zona di Trapani l'incontro aperto si terrà sabato alle 19.30 presso la parrocchia Nostra Signore di Loreto, per la zona di Alcom invece sempre alla stessa ora presso la parrocchia Sacro Cuore. E si è tenuto sabato scorso invece presso la parrocchia Maria Santissima Annunziata di Castelvetrano il primo incontro di formazione degli educatori dell'Azione Cattolica Diocesana. Durante l'incontro si è parlato di alcuni aspetti fondamentali dell'associazione, come la disponibilità e la responsabilità. In calendario ci sono altri due incontri che si terranno il 9 novembre e il 22 marzo 2015. E siamo adesso alla pagina sportiva, iniziamo come di consueto ogni lunedì vedendo assieme i risultati del weekend nei vari campionati. Campionato di Serie B, sesta giornata, Avellino-Livorno 2-1, Bologna-Cittadella 1-0, Crotone-Vicenza 0-0, Latina-Ternana 1-1, Modena-Spezia 2-0, Perugia-Brescia 1-0, Provercelli-Frosinone 1-1, Varese-Trapani 5-2, Virtus-Entella-Carpi 2-0, Catania-Pescara 2-1, Virtus-Lanciano-Bari si gioca questa sera alle 20.30. La classifica, Perugia in testa con 14 punti, poi Avellino 11, Bologna e Provercelli 10, Frosinone-Ternana-Carpi, Modena e Trapani 9, Livorno 8, Bari, Cittadella, Spezia e Latina 7, Virtus Lanciano, Catania, Crotone, Vicenza e Varese 6, Virtus Entella e Brescia 5, chiude il Pescara con 3 punti. Campionato di eccellenza, girone A, quarta giornata, Alcam Profavara 3-3, Atletico Campofranco, San Cataldese 1-0, Marsala Camarat 3-2, Monreale Dattilo 1-5, Paceco Parmonval 0-2, Ribera Mussomeli 1-0, San Giovanni Gemini Mazara 0-0, Serra di Falco, Riviera Marmi 0-1. La classifica in testa, la Riviera Marmi con 10 punti, poi Mussomeli e Camarat 9, Mazara e Parmonval 8, Ribera e Dattilo 7, Alcamo e Marsala 6, San Cataldese, San Giovanni Gemini, Profavara, Atletico Campofranco 4, Paceco 1, chiudono Monreale e Serra di Falco con 0 punti. Campionato di promozione, girone A, quarta giornata, Audace Partinico, Delfini Vergine Maria 1-2, Castellammare Salemi 1-2, Empedoclina Raffadali 1-1, Favignana Borgata Terrenove 1-1, Folgore Carini 4-0, Libertas 2010 Sciacca 2-1, Ligni Casteltermini 2-1, Siculiana Aragona 0-0. La classifica in testa, il Borgata Terrenove e Raffadali con 10 punti, poi Folgore con 9, Libertas 8, Ligni e Delfini Vergine Maria 6, Favignana, Carini e Aragona 5, Casteltermini, Sciacca, Empedoclina e Siculiana 4, Salemi 3, chiudono Partinico e Castellammare con un punto.
Infine, campionato di prima categoria, girone A, seconda giornata, Ares Menfis, Real Unione 0-2, Equipe Palermo Avvenire 3-0, Fulgatore Atletico Corleone 1-1, Libertas Marsala, Marian Strasatti 2-1, Nuova Sanci, Sezio Roma 3-1, Pro Villa Abate Iatina 2-2, Sparta Palermo Giuliana 3-2. La classifica in testa è Real Unione con 6 punti, poi Nuova Sanci, Iatina, Sparta Palermo 4, Equipe Palermo, Giuliana, Ares Menfis, Sezio Roma e Libertas 3, Atletico Corleone 2, Fulgatore, Marian Strasatti e Pro Villa Abate 1, Avvenire 0. In Serie B dunque, prima sconfitta stagionale in campionato per il Trapani, battuto pesantemente sabato pomeriggio fuori casa dal Varese 5-2. A siglare le reti granata sono stati nella ripresa Mancosu e Nadarevic, che avevano momentaneamente illuso i tifosi su una possibile rimonta granata dopo il 4-0 con il quale si era chiuso il primo tempo. Poi però al 35esimo della ripresa Barberis ha fissato il punteggio sul 5-2. Prossimo impegno di granata sabato pomeriggio al provinciale contro il Latina. Scendiamo adesso di categoria, parliamo di eccellenza, pareggio esterno del Mazara 0-0 a San Giovanni Gemini. Su questa partita sentiamo le dichiarazioni post gara rilasciate dai due tecnici e vediamo contemporaneamente anche gli highlights relativo alle principali azioni della gara. Sentiamo. Mister Terranova, partita abbastanza equilibrata, avete avuto anche qualche azione per chiudere la partita, portato un punto a casa. Sì, continua la nostra striscia positiva, il nostro obiettivo è quello di una salvezza tranquilla, anche oggi abbiamo avuto le nostre occasioni per andare in vantaggio, però reputo la partita finita 0-0, un risultato giusto. La prossima partita contro l'Atletico Campofranco, che oggi ha vinto 1-0. Sì, ogni partita per noi è una battaglia, domenica giocheremo contro il Campofranco che secondo me anche domenica sarà una delle formazioni più forti del campionato, quindi per noi è sempre un esame e speriamo di superarlo a pieni voti. Mister Balsamo, primo tempo abbastanza equilibrato, secondo tempo soprattutto a fine partita potevate chiudere con un 1-0. Beh, sicuramente abbiamo giocato contro una buona squadra, avevano una buona organizzazione di gioco. Sinceramente i primi 5 minuti abbiamo avuto due o tre episodi di sbandamento, loro magari potevano anche passare in vantaggio, loro poi siamo usciti fuori, abbiamo creato tanto, loro si sono difesi abbastanza bene, cercavano di ripartire. Secondo i 45 minuti forse abbiamo pressato un pochettino di più, specialmente nell'ultimo quarto d'ora dove abbiamo avuto un paio di occasioni per fare gol facile. Purtroppo è andata così, il pareggio lo accettiamo di buon grado e si guarda avanti. Prossima partita con un'altra squadra del Trapanese contro il Marsala in casa. Adesso da martedì iniziamo a prepararci l'altra e come sappiamo partite facili non ce ne sono, con chi si gioca sono tutte partite in bilico. Piano piano adesso da martedì riprendiamo con calma e ci prepariamo l'altra gara. Noi dobbiamo guardare e fare il nostro cammino senza guardare a nessun altro. Dobbiamo solo guardare quello che deve andare a fare il Gemini e raggiungere l'obiettivo che si è previsto di cercare di raggiungere una classifica tranquilla il più presto possibile. Queste le dichiarazioni post gara e le immagini della partita tra San Giovanni Gemini e Mazara. Noi siamo arrivati al termine dell'edizione odierna del TG Vallo. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.